Io per esempio, mi viene un po' da ridere, vengo dalla Svizzera per presentare Vittor, ma neanche per esempio, però una cosa la devo dire, perché non lo, studiando per fare le presentazioni ho scoperto che Vittorio è stato membro del Working Group on Internal Governance delle Nazioni Unite. Io questo non me l'aveva mai detto. Sì, io ho avuto una vita prima di fare consigliere comunale, effettivamente sarebbe interessante parlare anche di quello, però è interessante perché sono state proprio situazioni in cui ho sperimentato la democrazia in rete a livello internazionale e da lì vengono anche molte idee che abbiamo riportato. Io qui vi dirò brevemente che cosa abbiamo fatto a livello del Comune di Torino per cercare di introdurre un po' di strumenti di democrazia diretta e partecipativa, però credo che sia importante ricordare appunto qual è il motivo per cui, uno dei tanti ma il primo, c'è bisogno della democrazia partecipativa anche in un sistema di democrazia rappresentativa. Il problema fondamentale, come ci siamo resi conto credo tutti noi qui che siamo entrati a diversi livelli nelle istituzioni, è che comunque il potere, la fama, la visibilità sono cose che danno la testa. Allora noi tutti qui cerchiamo ovviamente di non farci contagiare e di continuare a essere come prima, e questo è anche il motivo per cui il Movimento 5 Stelle ha fissato comunque un limite di 2 mandati in politica, perché dopo un certo tempo diventa molto difficile per tutti, per chiunque, anche con le migliori motivazioni, rimanere veramente concentrato sull'interesse dei cittadini e non venire travolto da questi ambienti. E però la democrazia diretta ha anche proprio questo effetto di controllare quello che fanno i rappresentanti, cioè se i rappresentanti impazziscono o sono lì da 30 anni e cominciano a farsi i propri interessi, anche solo la possibilità che esista per i cittadini, la capacità di raccogliere le firme e di bloccare quello che stanno facendo i loro rappresentanti, costituisce un freno al peggio, per cui i rappresentanti sanno che possono essere sempre tenuti sotto scacco e magari anche mandati a casa prima del loro termine dall'azione dei cittadini, e questo è l'elemento fondamentale per cui abbiamo bisogno di introdurre degli strumenti di democrazia diretta a tutti i livelli. Il problema però della democrazia diretta, come diceva anche il Presidente Imposimato, è quello che poi se tutti noi siamo chiamati a decidere insieme, tutti noi dobbiamo essere informati correttamente, e il problema non c'è soltanto con la televisione, con i giornali che ormai in Italia sono tutti orientati agli interessi di chi sostanzialmente li paga, ma c'è anche con la rete, perché sempre di più in rete si vedono circolare bufale, si vedono circolare finte notizie, la manipolazione ormai è ovunque, e quindi l'unico antidoto alla manipolazione dell'informazione è che ognuno di noi diventi un cittadino attivo che si informi direttamente valutando tutte le diverse fonti, imparando a distinguere quello che è vero da quello che è falso, quello che è credibile da quello che non è credibile, e soltanto così poi tutti insieme si possiamo arrivare a prendere delle decisioni che siano veramente nell'interesse nostro e non nell'interesse di chi magari ad arte manda in giro le bufale, manda in giro le false notizie e manipola l'informazione per costringerci a pensare quello che vuole lui. Per cui per questo noi abbiamo cominciato questa azione a livello comunale, in realtà è stata una grande iniziativa, devo dire, devo ringraziare anche molti attivisti. Abbiamo voluto partire proprio con una delibera dal basso, perché avremmo potuto io e Chiara proporre direttamente una delibera per introdurre alcuni di questi strumenti nello statuto di Torino, però ci sembrava giusto che questa delibera venisse dai cittadini, e quindi grazie appunto a un gruppo di attivisti, un comitato che si chiama Partecipazione Attiva, è stata cominciata una raccolta di firme su una proposta di delibera che introduce alcuni elementi fondamentali nello statuto di Torino. La prima cosa è il referendum propositivo, quindi la capacità per i cittadini non solo di abrogare o di dare, come c'è già adesso anche se non viene mai utilizzato, un parere consultivo all'amministrazione comunale, ma proprio di decidere qualcosa che sia sostanzialmente un'indicazione per il comune su ciò che deve fare. Poi il secondo elemento è l'abbassamento del quorum, perché comunque il principio è che chi si informa, chi partecipa deve poter decidere, e non deve essere possibile per la maggior parte delle persone magari non interessate bloccare qualunque decisione, ma al contrario chi poi non partecipa, non si informa, conta zero, cioè sostanzialmente si rimette alla decisione di tutti gli altri, e quindi la nostra proposta adesso sarà da discutere in consiglio comunale, ma è di abbassare, come minimo abbassare il quorum al 5% dei votanti delle ultime elezioni comunali, se non eliminarlo del tutto. E l'ultima cosa che abbiamo introdotto è la possibilità di tenere i referendum comunali di qualunque genere in forma elettronica, per eliminare la scusa che spesso usano dicendoci che la democrazia costa e quindi non facciamo che non utilizzarla. È possibile ormai con la rete certificare l'identità delle persone, già è possibile col Comune di Torino essere identificati al punto da fare i certificati dell'anagrafe online e cose del genere, quindi a quel punto basta usare questa verifica dell'identità per esprimersi anche in maniera continua su tanti argomenti, sempre partendo dal principio che chi vuole partecipa e chi non vuole accetta le decisioni degli altri. Allora, su questa delibera sono state raccolte quasi 6.000 firme alla fine, il numero necessario era 5.000,
è sostanzialmente 6.500, mi dico, perché il numero necessario era 5.000 da raccogliere in 4 mesi e non era assolutamente una cosa facile. Noi abbiamo avuto un po' di sostegno da diversi comitati, anche il referendum dell'acqua e altri comitati che si muovono per i diritti dei cittadini, l'associazione Aglietta, però alla fine c'è stato veramente un impegno di attivisti del Movimento 5 Stelle che nell'ultimo mese hanno raccolto alla fine credo l'80-90% delle firme necessarie. Questo perché alla fine noi siamo purtroppo credo l'unica forza politica che veramente crede in questo tipo di iniziativa, e quindi adesso le firme sono state raccolte, la delibera all'attenzione del Consiglio Comunale, aspettiamo i pareri tecnici sperando che siano positivi, che non cerchino di insabbiare la delibera, e speriamo di poterla discutere prima delle elezioni del prossimo anno e quindi di riuscire a lasciare, però questo dipenderà dalla maggioranza che ci amministra se vorrà approvarla o no, comunque riuscire a lasciare a Torino in eredità per questo mandato dei nuovi strumenti di democrazia partecipativa. Grazie. Grazie Vittorio.